Esordio casalingo inedito per il Chieti contro il Pineto al Mariani Pavone per indisponibilità dell'Angelini, ma vincente con i neroverdi che superano di misura 2-1 i biancazzurri, conquistando la prima vittoria in campionato. Grandoni conferma per 9 undicesimi la formazione che ha pareggiato contro la Vastese nel 3-5-2. Ricci prende il posto dello squalificato Bittiglio. Folto centrocampo a 5 con Mazzolli a dettare i tempi. In avanti la coppia d'attacco è Traini-Catalli. Emergenza difesa per Epifani, che deve rinunciare per squalifica a Sciba, Pepe e Nazari. Nella quercia fa coppia centrale con Orlando, ma recupera nel 4-2-3-1 Sarrizzu in avanti, che con Alessandro e Ciarcelluti agisce alle spalle di Pippi. Pronti via e partita che sembra mettersi subito in salita per il Chieti, costretto a rinunciare anzitempo a Catalli infortunato. Al suo posto Grandoni getta subito nella mischia il neo arrivato Bruschi e la carta si rivela vincente. Al 12esimo infatti l'ex Arezzo raccoglie la sponda di testa di un Traini in versione assistman e piazza il destro alle spalle dell'incolpevole Remo Amadio. Esplode la gioia nel settore distinti riservato agli oltre 300 sostenitori giunti da Chieti. Si gioca di fronte ad una bella cornice di pubblico con circa 600 spettatori sugli spalti. Il Pineto non vuole essere da meno e al 18esimo ha l'occasione per pareggiare i conti con Ciarcelluti, che se ne va sulla destra, ma invece di servire Alessandro tutto solo in area sceglie la conclusione che da posizione defilata si spegne al lato. Al 23esimo schema su punizione per il Chieti, che va ancora alla conclusione con Bruschi, provvidenziale su di lui la chiusura di Della Quercia. Ricci protesta e viene ammonito. Sugli sviluppi dell'azione proteste pinetesi che chiedono il secondo giallo all'indirizzo del difensore teatino per un contatto ravvicinato con Orlando, ma il direttore di gara fa proseguire. Al 34esimo ancora uno scontro di gioco con Venneri, che rimane a terra per qualche minuto. Per un attimo si pensa al peggio, poi il giocatore rientra in campo. Il Pineto sotto di una rete prova al 36esimo a farsi vedere dalle parti di Camerlengo. Corner di Amadio e colpo di testa di Sarrizzu, ma l'estremo teatino è attento. La tensione sale anche sulle panchine. A farne le spese sono i rispettivi vice allenatori Marchetti e Di Giannatale, che vengono ammoniti. In chiusura di tempo il Chieti va vicinissimo al raddoppio con un'azione personale di Traini, che se ne va sulla fascia e con una conclusione a giro sfiora il 7. In avvio di ripresa piove sul bagnato per il Pineto quando ancora un Traini in gran giornata entra in area e viene contrastato fallosamente da Orlando. Il direttore di gara indica il dischetto e dagli 11 metri Mazzolli spiazza Amadio per il 2-0. Il Chieti è solido e non rischia se non al quarto d'ora con un tiro cross di Sarrizzu, che costringe Camerlengo a smanacciare in angolo. Girandola di sostituzioni poi per i due tecnici, con il Pineto che gioca anche la carta a quadro, chiamato al 35esimo a calciare un tiro piazzato dai 20 metri che termina però sul fondo alla destra di Camerlengo. Il Chieti si difende con ordine, il Pineto si riversa nella metà campo avversaria e al 42esimo Ciarcelluti serve Massa, ma il diagonale colpisce un compagno di squadra. In pieno recupero al 49esimo il Pineto accorcia le distanze, a quadro serve Pippi sul filo del fuorigioco che di testa supera Camerlengo per il 2-1, ma è troppo tardi per recuperare la partita. Finisce in festa per i neroverdi, che vincono meritatamente ed esultano sotto il settore dei distinti con i propri tifosi. Amarezza in casa Pineto, che dopo le prime due partite raccoglie un solo punto. Mister Grandoni, un Chieti ben messo in campo, arriva la prima vittoria, una buona squadra, una squadra quadrata abbiamo visto oggi. Non lo so, una squadra che ha cercato di fare una partita importante, come ho detto anche ieri ai vostri colleghi di Chieti, contro una squadra assolutamente di primissima fascia. Non potevamo pensare, almeno per quanto mi riguarda, di venire a giocare a viso aperto contro questa qualità degli avversari. I ragazzi sono stati bravissimi, abbiamo concesso poco, hanno comandato loro la gara come forse è giusto che sia. Ripeto, ho visto un attimino la loro grande qualità. Io sono contento perché ieri avevo chiesto alla squadra e anche oggi prima della partita di darci a noi stessi un segnale importante, che non significava quello di dover vincere per forza, ma di fare una partita importante. Noi abbiamo un obiettivo ben chiaro in testa, possiamo raggiungerlo soltanto lavorando come in questi giorni, come in queste partite, e adesso sono tre punti per noi fondamentali per lavorare ancora di più col sorriso. E sono contento
che Bruschi si è subito calato nella nostra realtà, al di là del gol che ha fatto una buona gara, ha fatto soltanto due allenamenti venerdì e ieri mattina, e sono contento perché appunto la squadra ha disputato una gara con l'atteggiamento giusto. Arriverà ancora qualcun altro mister o il mercato del Chieti finisce qua? Beh, guardi, il mercato non è ancora chiuso, non parlo del Chieti, il mercato non è ancora chiuso. E un po' di esperienza in questo campo ce l'ho e so che spesso le ultime ore succede qualcosa sempre anche di inaspettato. Quindi ci dobbiamo aspettare qualcosa? No, assolutamente no, sto dicendo che però siamo vigili, vediamo quello che potrebbe eventualmente succedere. Mister Epifani, arriva questa sconfitta di misura contro il Chieti, c'è tanta amarezza, tanta delusione, l'avete riaperta un po' troppo tardi questa partita, come leggi questa sconfitta? Ma come la leggo? Abbiamo perso perché non ci abbiamo messo cattiveria, non ci abbiamo messo determinazione e questo non va bene assolutamente, ho già parlato con i ragazzi, credo che questa squadra ha grande qualità, però dobbiamo cambiare assolutamente mentalità perché tutti quanti ci dicono che siamo belli, siamo bravi, ma se nel calcio poi non ci si mette dentro quel qualcosa in più si fa fatica e oggi abbiamo fatto fatica, onore a Chieti che ha fatto la partita che doveva fare, lo sapevamo, si sono difesi, si sono aiutati, si sono difesi con grande determinazione, però una squadra con qualità come la nostra deve creare molto di più. Siamo alla seconda partita, bene che sia uscita subito questa difficoltà e questo problema, perché lo dobbiamo cercare di risolvere immediatamente, cercare di farci trovare pronti dalla prossima partita facendo una partita cagliata. Il mercato non è ancora chiuso, arriverà ancora qualcun altro o il Pineto è a posto così? No, il mercato credo che sia chiuso, abbiamo fatto le operazioni che dobbiamo fare e adesso bisogna lavorare e cercare di diventare squadra il prima possibile.